Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Le cronache nazionali, le cronache locali, praticamente ogni giorno ci restituiscono casi, notizie di truffe, in particolar modo perpetrate ai danni delle persone più avanti con l'età, degli anziani. E alcuni di questi tentativi vanno a segno, altri vengono sventati. Quello che noi abbiamo compreso negli anni è che per proteggerci abbiamo uno strumento formidabile che è quello della conoscenza, essere aggiornati sulle tecniche di raggiro, sapere e diffondere. E allora oggi torniamo a farci aiutare dalle forze dell'ordine. Lo faremo tra pochissimo perché vogliamo in questi primi istanti della nostra trasmissione tornare sul tema di una malattia di cui preoccupa in questo momento maggiormente la diffusione in relazione a una malattia infettiva, alla stagione più calda, all'estate, all'umidità che aumenta, alla presenza delle zanzare. Io mi riferisco alla dengue e naturalmente non vogliamo fare inutili allarmismi, ma vogliamo giocare d'anticipo, soprattutto giocare di prevenzione. Allora io sono felice di ritrovare collegato con noi il professor Roberto Cauda, infettivologo, docente all'Università Cattolica. Professor Cauda, bentornato a Siamo Noi. Grazie, grazie a voi come sempre dell'invito, per me graditissimo. È reciproco e saluto anche il collega Francesco De Filippo, responsabile della redazione ANSA del Friuli Venezia Giulia. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti i telespettatori. Allora Francesco, io resto da te perché proprio nella bella Trieste si sono verificati due casi più recenti di infezione da dengue. Ci spieghi un po' che cosa è accaduto? Devo dirvi, quasi in anteprima, abbiamo dato la notizia pochi minuti fa, che una buona notizia, che sono stati dimessi entrambi i due pazienti. Si tratta di una ragazzina di 13 anni che era in crociera di originaria del Paraguay e di un signore che invece ha qualche anno in più e che è stato dimesso anche lui. Hanno avuto entrambi, a entrambi è stata somministrata insomma la normale profilassi di questi casi, sono stati vaccinati, erano entrambi in crociera, uno la ragazzina veniva dalla crociera, invece l'uomo era tornava da una vacanza una vacanza in America Latina e quindi hanno contratto la dengue, che con una profilassi, come poi spiegherà meglio sicuramente il sanitario meglio di me. Adesso infatti passo dal professor Cauda. Insomma, hanno potuto far fronte a tutto questo. Poi torno anche da te. Professor Cauda, partiamo da questi due casi a Trieste, non danno nulla per scontato. Tornando a ricordare al nostro pubblico quali sono le caratteristiche della dengue, come si prende e si trasmette, come si manifesta? Se ho ben compreso quello che diceva appunto il suo collega giornalista, i due casi sono due casi di provenienza dall'estero, quindi non sono stati acquisiti nel territorio nazionale. Dico questo perché ad oggi c'è un numero di quasi 200 casi, o meno di 200, segnalati dall'inizio dell'anno in Italia, ma tutti provenienti dall'estero, cioè da quelle aree dove la dengue è endemica, aree del Sud America, aree dell'Asia, aree dell'Africa, quindi tutte zone che possono essere possibili meta di turismo o comunque di movimento delle persone. L'anno passato si è verificato un fenomeno che io credo sia quello che in qualche modo ci preoccupa di più, che cioè a fronte di circa 350 casi, 80, poco più di 80, erano di persone che non si erano mosse dal territorio nazionale. Questa è una premessa importante. Ciò premesso, ci ricorda le caratteristiche di questa malattia infettiva e anche i sintomi attraverso cui si manifestano? Certamente è una malattia che si trasmette attraverso una zanzara che nelle zone dove è presente la malattia si chiama Aedes aegypti. Da noi questa Aedes aegypti non c'è. Stavo vedendo ad esempio le immagini che scorrevano di pulire, di disinfettare, disinfestare i pneumatici, cioè per evitare di importare delle zanzare. Da noi la zanzara Aedes aegypti non
non c'è, c'è l'Aedes albopictus, che è nota anche come zanzara tigre, non la trasmette così bene come la zanzara Aedes aegypti, però la trasmette, e a questa si devono i casi che si sono verificati in Italia. Dal punto di vista dei sintomi, nell'80% dei casi è asintomatica, cioè non ci sono sintomi, e questo la rende un po' pericolosa. Perché? Perché il soggetto potrebbe essere punto da queste zanzare e trasmettere in maniera assolutamente inconscia e involontaria questo virus, perché si tratta di una malattia virale, ad altri. Quando si manifesta con febbre, dolori forti, si chiama anche febbre spacca ossa, con mal di testa, malessere generale, e può anche esserci una eruzione cutanea, per cui anche il nome di febbre rossa. Ma professore, può avere degli esiti importanti nel suo decorso? E l'altra cosa che volevo chiedere è se è vero che se la si prende per una seconda volta si manifesta in modo più virulento? Direi proprio di sì, nel senso, la prima infezione in genere decorre o in forma asintomatica o con sintomi tutto sommato simili a quella di un'influenza. Se uno assume viene colpito nuovamente dal virus, può avere una forma emorragica, cioè che può anche essere mortale. E per questo, soprattutto in chi si reca in queste aree dove la dengue è presente, la vaccinazione che è stata licenziata dall'AIFA circa un anno fa permette di vaccinare anche chi non è stato colpito dall'infezione, perché precedentemente il vaccino si poteva dare solo a chi aveva avuto una precedente infezione. Questo quindi è importante come misura, è senz'altro importante. Vado da Francesco De Filippo, perché Francesco, sì, guardando ai vettori di questa malattia virale, a Trieste, visto appunto il caso delle due infezioni, sono state avviate delle misure di contenimento, lo si sta facendo, pensando di fare anche in vista dell'estate e l'aumentare del numero delle zanzare? Sì. Allora, guarda, la regione immediatamente è intervenuta e ha distribuito i vaccini a tutte le aziende sanitarie. Quindi c'è una forma di, come dire, di preparazione, di contenimento nell'eventualità che si verificano nuovi casi. Il comune invece ha subito immediatamente disinfestato un'ampia area che era quella dove si presume che in qualche modo potesse abitare il secondo paziente, non la ragazzina, e quindi in questo modo è stata disinfestata un'area nella quale in qualche modo, se si fosse trovata la zanzara, altri esemplari della stessa zanzara sarebbero stati eliminati. Quindi diciamo che per il momento non c'è alcuna preoccupazione, è stato tutto molto, molto contenuto, è stato circondato, diciamo, il pericolo, e per il momento debellato. Come ti dicevo, appunto, entrambi sono stati dimessi, stanno bene, la ragazzina, se non sbaglio, è già partita. Questa è un'ottima notizia, professor Cauda. Sì. Abbiamo parlato di Trieste, poi ci sono ovviamente anche altre zone d'Italia, c'è anche La Spezia, dove proprio in questi giorni, in queste ore, si sono avviate una serie di misure, di procedimenti nei confronti delle larve, perché insomma questa resta un'azione importante di prevenzione, cioè il tenere d'occhio i vettori. Assolutamente sì, dunque ognuno di noi può giocare il suo ruolo, perché è chiaro, come è stato detto, che la disinfestazione è un elemento importantissimo, cercare di evitare ad esempio che chi è malato venga appunto dalla zanzara, mettendo delle zanzariere, perché il virus circola per 2-7 giorni, ma possiamo anche noi fare la nostra parte, ad esempio non lasciando contenitori di acqua all'aperto, togliendo l'acqua dai sottovasi. Sembrano misure banali, ma in un contesto come questo, dove c'è un rischio. Ora, stiamo parlando di una malattia con un numero limitato in Europa, nel mondo, nell'emisfero nord del mondo, assai limitato.
bisogna essere molto attenti senza creare allarmismi, però è giusto che vengano prese tutte le misure, sia in termini di avere a disposizione i vaccini, sia di disinfestazione e ad esempio usare, ma questo vale soprattutto quando uno va all'estero dove questa malattia è endemica, dei repellenti, degli spray repellenti, evitare di uscire nelle ore presto del mattino, quando la zanzara punge di più, vestirsi di chiaro. Sono tutti degli accorgimenti noti ormai da molto tempo, ma che si possono rivelare estremamente efficaci. Allora, io ringrazio il professor Caudo, insomma, per la chiarezza con cui ci sta a contribuito ad aiutarci, insomma, a giocare di prevenzione. Ringrazio il collega Francesco De Filippo che ci ha aggiornato sui casi di Trieste. Restate con noi, andiamo brevemente in pubblicità, poi parleremo di questi odiosi reati che sono le truffe nei confronti dei più vulnerabili, soprattutto nei confronti delle persone anziane. Vi diremo anche che cosa può essere efficace per sventarli questi tentativi di raggiro e dunque per proteggerci. A tra pochissimo.